Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a tutti. Io sono Jul e oggi siamo tornati su Fire Emblem Heroes. Oggi vi ripropongo uno dei miei team preferiti in assoluto, questa volta in qualità decisamente superiore rispetto a quella dell'ultima volta. E per chi non lo sapesse, l'ultima volta è stata il video dove ho battuto Grima Leggendaria nel livello infernale. Anche in quell'occasione ho utilizzato una formazione composta da Total Dragons, per cui una formazione completamente formata da draghi. Era diverso da quella che vedrete in questo video, ma in ogni caso, oggi vi porterò la mia tecnica di completamento del livello infernale della Grand Hero Battle dedicata a Kana Femmina. E per l'occasione, purtroppo, ho panchinato la mia carissima Grima Femmina, che tra l'altro adesso è a più uno, perché nel Legendary alla fine sono riuscita a trovare una nuova Grima Femmina che ha sistemato gli IV della mia vecchia Grima, che era purtroppo Minus Attack. Adesso ho tolto quell'orribile Bane e ho schivato anche il Minus Speed, per cui sono molto contenta. Ma in occasione di questa Grand Hero Battle ho leggermente modificato la mia formazione titolare del Dragon Emblem e ho sostituito Kana Femmina. Questa signorina l'ho trovata dal 3% nel banner di Inoka, mentre appunto snipavo per la suddetta. E già che l'ho trovata, ho deciso appunto di sfruttarla perché la sua utilissima attacco draghi, mi pare che si chiami in italiano, ci tornerà utile in questa formazione. Comunque vi dicevo che ho momentaneamente panchinato la Grima per appunto giocare Kana Femmina, anche perché contro Kana maschio mi sembrava maleducato non portare la sua forma femminile barra sorellina, diciamo. E tra l'altro questa mappa non sarà soltanto una mappa capitanata dai draghi, ma sarà anche una mappa solo, perché a solare questo livello sarà la mia pupilla, la mia meraviglia, il mio gioiello azzurro, il mio zaffiro, la mia Nowy a più 8. Ho trovato le ultime due Nowy che mi mancavano per portarla a più 10, sono contentissima. Soffio di lampo raffinato con la velocità, perché a me Nowy piace Speedy, non ci posso fare niente. Soffio deciso, reazione lesta 3, battito fanteria, difesa distante, etere. Questa signorina farà un lavoro incredibile in questa mappa ed il lavoro sarà ancora più incredibile perché le altre tre draghette la aiuteranno moltissimo. Partiamo dalla nuova arrivata, la piccola Kana. Non l'ho portata al livello 40 perché mi serviva esclusivamente che imparasse attacco draghi. Attacco draghi, attacco velocità più 4 durante lo scontro agli alleati draghi entro due spazi. Ecco, questo è il motivo per cui giocherò la piccola Kana. Questa Kana, tra l'altro, ha una natura che mi fa molto pensare a come buildarla eventualmente. È plus attacco minus velocità. Il minus velocità, tutti mi dite che fa schifo. Io invece, sinceramente, lo vedo comunque un bane su cui lavorare. Nel senso che mi piacerebbe fare Kana full enemy phase. Ci penserò perché sicuramente lei la rigiocherò in Dragon Emblem. E oltre a Kana abbiamo le due sempreverdi, o meglio, l'unica verde è questa signorina qui, la mia Mir, incita draghi. Lei ci servirà per incita draghi. E la mia meravigliosa Ninian a più 2 con fortifica draghi. Quindi abbiamo tre skill che serviranno alla nostra ciccionissima e potentissima Nowy per completare questa mappa in maniera parecchio pittoresca. E ora vedremo che cosa intendo. Partiamo. Le animazioni ci sono, c'è tutto. Ah, tra l'altro sono anche molto contenta di potervi finalmente mostrare la mia Nowy in azione perché con il fatto che ho drasticamente ridotto i video arena e mi scuso, sono appunto contenta di farvi vedere Nowy perché è da un sacco che Nowy non compare sul canale. Comunque, No, non fuggirò, mamma! Resterò proprio proprio qui! I grr più belli della storia. Accanto Roar! Sì, roar. Povero Kana, in versione Berserk. Allora, posizionamento, questo è facilissimo. Il posizionamento sarà questo qui. Fondamentalmente, per tutti i pochi turni di durata di questa mappa, Nowy dovrà avere sempre il più 6 in tutte e quattro le statistiche, più il bonus nascosto di Kana. Kana che dovrà stare sempre vicina a Nowy, o meglio, dovrà stare sempre entro due spazi da Nowy. E noi entro due spazi ce la mettiamo subito perché utilizzerò questa formazione qui, che come vedete mi permette di ripompare Nowy anche al prossimo turno e di mantenere sempre bello attivo l'incita draghi, no scusatemi, l'attacco draghi della Kana. Che sapevo, ve ne ho parlato anche nel video analisi dedicato al banner appunto
di Inoka, Kana e Shigure. Se non l'avete visto, andatelo a vedere. Sapevo che questa abilità di Kana avrebbe drasticamente cambiato il playstyle di noi giocatori di Dragon Emblem, perché quel più 4, se poi avete trovato delle Kana multiple, potete addirittura staccare il più 4, darlo ad altri draghi. È una cosa veramente incredibile, incredibile, eccezionale e super performante. Adesso qui c'è da fare un leggero movimento all'indietro, ovvero così, che vi sembrerà strano, ma vi assicuro che è importante, perché ribadisco, Nowi deve essere sempre pompata dalle sue compagne. È vero che Etere le permette di recuperare vita, come in questo caso, per esempio, anche se in questo caso non è una bella Etere, perché purtroppo si triggera solo su 12 di vita, però è importante comunque mantenerla bella in salute. Mi piace il Dragon Emblem perché, vi giuro, mi esprime tanta solidarietà come team. Non è un team, diciamo, egoista, come può essere un Horse Emblem che si basa sul «Ehi amico, boostami e faccio tutto io». Il Dragon Emblem è un po' diverso, è un «Ehi amiche, boostatemi che facciamo tutto insieme», un po' diverso. Oh, questa invece è una grandissima etere, qui si recupera un bel po' di vita. Splat, olè. Vi annuncio, tra l'altro, questo è un piccolo spoiler che faccio solo a chi sta vedendo questo video in particolare, vi annuncio che appena terminate le mie tre eroine principali per l'arena, che sono Nina, Erika e Nowi, ho già deciso su chi mi concentrerò, e vi dico subito che la scelta, aspettate un attimo perché qui ho una manovra leggermente più complicata delle altre da fare, ovvero devo allontanare Ninian e aiuto Emir facendole venire qui, perché in questo modo il tizio sul Pegaso uscirà dall'area protetta. Qui ci arriva un arco selenico che però teniamo, e in questo modo abbiamo etere carico da poter tirare appunto su questo volante ascia qui, su questo volante lancia qui, che uscendo dai tasselli che gli aumentano la difesa, adesso è tranquillamente killabile di Nowi, e questo mi fa risparmiare un turno. Comunque, la signorina che ho deciso che inizierò a mergiare subito dopo le mie tre grazie sarà Fae. Sono molto contenta di annunciarvelo in anteprima, per cui spero di iniziare a farvela vedere il prima possibile. Prevedo che mi ci vorrà ancora un mesetto, forse di più, dipende da quanto riuscirò a farmare nella prossima tempesta, perché adesso, come vedete, ho quasi 40.000 sfere, il che vuol dire che posso portare 40.000 sfere, 40.000 piume, il che vuol dire che posso portare Nowi a più 10 entro la fine della settimana, 5.000 piume le farò, e dopo devo trovarne altre 80.000 per finire anche Nina e Erika, confido di farlo presto, dopodiché inizierò subito con Fae. Detto questo, ragazzi, io vi saluto come al solito. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, se il video non vi è piaciuto mettete non mi piace, mi raccomando il feedback, e mi raccomando di iscrivervi se i miei contenuti vi piacciono, così rimarrete sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Fatemi sapere come al solito nei commenti chi avete utilizzato voi per terminare questa Grand Hero Battle, e fatemi anche sapere che cosa ne pensate del nuovissimo banner che dovrebbe uscire settimana prossima. Probabilmente quando vedrete questo video il banner sarà già stato annunciato, per cui facciamo così: ditemi direttamente che cosa ne pensate delle nuove unità annunciate, io chiaramente ne parlerò nel prossimo video che registrerò successivo all'annuncio. Detto questo, io vi saluto, vi auguro buona fortuna nel caso in cui decidiate di pullare nei prossimi banner, e noi ci vediamo prestissimo! Ciao!